Bene, 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 bene,
Ciao Pulletti, questo grande uomo qui è Electric Power, voi lo sapete, e questo grande uomo qui ha tenuto delle cose da parte per voi su questo gioco, su questo Zelda, perché allora, come Horizon è un gioco estremamente vasto, fottutamente vasto, proprio una cosa zozzamente vasta, allora portare un let's play diretto come stiamo facendo più o meno su Horizon è sbagliato, infatti sto sbagliando anche su Horizon, forse dovrei fare delle cose più stupide e contenute come quelle di oggi, perché nel mio esplorare e vagare su questo Zelda, come potete vedere, c'ho pure gli abiti nuovi e sono bellissimo, e c'ho un braccio di uno scheletro come arma, wow, non mi ricordavo di avere questa cosa qua nella mappa che fino adesso ho scoperto, che non è, guardate, è vastissimo Zelda, è giganterrimo Zelda. Poi sapete cos'è il bello di questo Zelda? Che ogni angolo che esplori vale la pena andarci. Questi sono tutti i timbri che uno può mettere da solo in modo che tu ti ricordi lì cosa c'era, e io ho messo questi qua, di questi teschi, dove ci sono dei mini boss, ok? Pare che, intanto ci teletrasportiamo, pare che, stavo dicendo, in questo gioco ci siano, oh, che diavolo è stato? Ah, c'è una tempesta là fuori, signore, wow, è la prima volta che c'è una tempesta così potente qui fuori, perché il tempo è molto molto variabile, e in questo Zelda infatti devo cambiare lo scudo, devo metterne uno, questo è di metallo, porca miseria, questo pure è di metallo, è un problema, signori, perché quando ci sono i tuoni, se hai armi di metallo, beh, rischi che te casca un tuono sulla testa, o almeno così ho sentito. Adesso io prendo quest'arma strana qui. What a, wee! Questa è la Star Wars, che fa anche rumore alla Star Wars. Wow. Oh, una cavalletta. Ah, io comunque lo scudo lo metto, me ne frega un caso. Perché ha smesso di piovere, incredibilmente. Oh, guarda l'attacco di questa katana, 32, minchia. Adesso utilizzeremo questo spadone. Stavo dicendo, pare che ci siano dei mini boss in giro in questo mondo, e tu li incontri, vi faccio vedere, io ne ho incontrato uno qui, infatti stiamo andando a ammazzarlo, un altro qui che è praticamente identico a quello che ammazzeremo adesso, perché ci sono come questi golem di pietra che ogni tanto appaiono, non è che ogni tanto appaiono, stanno proprio in quei dati luoghi, che è difficile anche capitarci, perché tipo questo qua che vedete qui sta su un cazzo di monte, ok? E ti devi arrampicare parecchio a mani nude prima di arrivare lì, e guarda caso c'è un mostro lassù, e qua su c'è una pentola per cucinare, e qua su pure c'è una bestia rara, oh, e qua pure, oh, ma ce n'è di gente che dobbiamo ammazzare oggi, perché io mi sono tenuto questi mini boss, se così li vogliamo chiamare, come vedete sto giocando con i Joy-Con separati perché mi trovo molto bene per la mira, come potete vedere io muovo così, quello, wow, guarda come mira, wow. Adesso andiamo subito da questo primo boss, che è un golem di pietra con un punto debole sulla testa, almeno questa è l'unica cosa che sono riuscito a vedere. Come potete vedere ho aumentato i miei due cuori solo di due, la barra del vigore di un'attacca, questo perché i potenziamenti qui sono particolari su questo Zelda. Chi è che... Ah, pure gli scheletri? Non ho tempo da perdere con te, zozzo. Non c'è tempo. Adesso, dov'è che sta il golem? Erano queste due pietre o erano queste qua? Mi sa che erano queste qua. Infatti mi sa che ci salgo subito sopra, guardate un po'. Wow. Wow, è un golem di pietra, Sassorok. Però gli sono salito subito in testa perché ho detto... Mi si è rotta la spada! La mia spada! Userò un braccio di un goblin morto! Oh wow! Tolgo un sacco! La prima volta che ho provato... Oh no, sono caduto! Stavo dicendo, la prima volta che ho provato ad attaccare questo bastardo, l'ho attaccato con le frecce e non è stata una cosa geniale. Oh, guarda, mi posso arrampicare su di lui, fantastico! Oh yeah, you wanna take... Oh, take this, bitch! Take this! That's what I'm talking about! Mi fa morire quando Link... Wow, mi ha tirato un sasso sulla faccia. E poi non era piccolo il sasso, non era proprio piccolo. Ma io per queste evenienze mi sono cucinato dei pasti prelibati. Delicious. Presto, facciamo il giro. Arrampichiamoci. Ah, non vuole che mi arrampico sopra di lui il bastardo. Fermati, Sassorok. Che sei un Pokémon? Chi ti credi di essere? Tanto devi morire, hai capito? Pam, è così che è morto. C'è pure la musica di conclusione e combattimento. E questo... Oh, questo caccia fuori i rubini, oh. Ma questi si vendono a prezzi super elevati, zio. Ma questi... Questa è roba buona, eh.
È che mica stiamo scherzando. Funghi, funghi. Avanti il prossimo. Teletrasporto in corso. Non so voi, ma io ho dovuto aspettare un po' di finestra di caricamento. Niente in confronto Final Fantasy XV, sicuro. Che devo dire, Final Fantasy XV è Square Enix. E tocca che impari un po' da sto gioco, per come si fa gli open world, che dicono che è una figata Final Fantasy. E io amo Final Fantasy, ma mi ha un po' deluso, devo dire. Allora, è lì davanti. Andiamo. Non arriveremo mai in alto. Però vabbè, tanto adesso ci arrampichiamo. Ci arrampichiamo manualmente, facciamo subito tanto. Op, dai, lì, ti puoi lasciare. Allora, il sasso... Ah, sta più in alto. Oh, tocca arrampicarsi ancora, quindi acceleriamo. E siamo arrivati, allora, quel sasso lì dovrebbe essere l'altro golem. Questa lancia mi si dovrebbe spezzare tra non molto. Tutto quello che io tocco si rompe. Quindi corriamo a salirgli sulla testa, se è proprio lui. È lui? Ehi, tu non eri un mostro. Allora eri tu. Eri tu il mostro? Oh, era lui, era lui. Attenzione. No, sono caduto. Non ce l'ho fatta. Oh, Sasso Rock. Un altro Sasso Rock maggiore. Questo è maggiore, più grande, eh. È più grosso questo Sasso Rock. Lui non scherza. Quindi noi attacchiamo direttamente. Oh, ma gli tolgo un sacchissimo, eh. Attacco caricato. Oh, la lancia dei colpi liberi sta per rompersi e io sono caduto. Oh, quanto rotoli, Link. Cavolette. Passa lì sotto. Oh, oh, qui c'è un'ambra. Mo guarda, te fo esplode, eh. Oh, oh. Pam. Ah, io ho fatto esplodere il braccio, hai visto? Hai visto come io ho fatto esplodere il braccio? Che mica stiamo scherzando. Mi si è rotta la lancia! Ciao, lascia. Fammi arrampicare, zio. Oh, yes! Facciamo un po' colpo caricato al massimo. Pam, 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 pam! Yay! That's what I'm talking about! Yay! Yay! Oh, i soldi! I soldi! Soldi! Soldi, soldi! Possiamo eliminare il timbro, penso. Come possiamo eliminarlo anche qui, ragazzi. Pam, ho eliminato il timbro. Come piace eliminare i timbri. Adesso il prossimo è qua. Quindi ci teletrasportiamo qui. Teletrasporto in corso. Bene, 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 bene. Il prossimo dovrebbe essere un teschio. Cioè un teschio, che sto dicendo? Uno scheletro gigante, tipo. O almeno io l'ho incontrato e quando incontro questi boss scappo subito la prima volta. Perché li incontro sempre nei momenti meno adatti. Tipo quando non ho armi, perché mi si sono rotte tutte. Oh, ci sta gli orsi qui. Che vuoi, orso? Te tiro una bomba, pam. Hai capito? Hai capito? Vieni qua, vuoi combattere? Toh. Pam. Contento? Sei contento che ti tiro le bombe? Guarda che io te le tiro, non c'ho paura di te. Dove vai, orso? Vieni qua. Pam. Hai capito? Dove pensi di andare? Oh, orso. Orsetto lavatore, vieni qua. Ti sparo le frecce, eh. Hai capito? Hai capito? Eccolo, l'ho ammazzato l'orso. Yay. Guarda la carne. Carne XL. Carne XXL. Ma è una carne grande, oh. È la prima volta che la prendo. Eccolo lì, lo scheletro gigante. Non so se gli si può fare un attacco di soppiatto, ma ci proviamo ugualmente. Oh, aspetta, aspetta. Mi manca un cuoricino. Mangiamo una mela. Oh, oh, oh. Un'altra mela. Oh, oh, oh. Piano piano mi avvicino allo scheletrino. Pian pianino mi avvicino. Anzi, sai che ti dico? Per questa occasione cambiamo pure abbigliamento, hai capito? Perché io ho anche questo che mi è costato un occhio nella testa. Esteticamente non mi fa impazzire, mi piace di più il cappuccio e quell'altro. Però questo mi dà più silenziosità. Guardate un po' quanto soffico. Sono un ninja. Ah, ma freaking ninja. Pian pianino, pian pianino verso lo scheletrino. Non succede niente. Oh, scheletrino, non mi dici che ci devo venire di notte, eh? No, ci devo venire di notte, mi sa. Fa ammazzare lo scheletrino. Ah, sai che facciamo noi? Che noi siamo furbi. Oh, ma c'è un affare che mi ha sparato qui, eh. Vieni fuori, no? Zozzo! Lì c'è un fuoco. Laggiù c'è un fuoco. Quando tu vai dal fuoco, ti puoi tipo riposare, diciamo. Pam! Non te l'aspettavi, eh? Ti ucciderò con la mia incredibile, potentissima foglia! Wow! Vai via, in acqua. Avete visto che figata? Cioè, ho equipaggiato la foglia e l'ho mandato in acqua. Facile, no? C'era dell'aspio! Cioè un pesce qui. Adesso noi possiamo tranquillamente aspettare qui. Ho preso una lancia stupida. Un'altra lancia stupida. Vabbè. Possiamo aspettare qui fino a sera. Perché a noi ci serve aspettare fino a questa notte. Per ammazzare questo scheletro gigante, ok? Delle scatole! Una scatola. Oh, che c'era? Un pesce. Un granchio cotto. Un'intera scatola per un granchio. Chissà dentro l'altra cosa c'è. Un pesce! Non è incredibile, mamma? Oggi non posso strillare con molta foga chiamando a mamma. Quindi dirò, mamma, hai visto? C'è un pesce dentro una scatola grande, grande.
Oh, degli scheletri. Sai che ti faccio? Toh. Bam. Tutti felici e contenti adesso, eh? Una testa, due teste, tre teste! Ciao! Questi scheletri li devi ammazzare tutti in una botta, tutti insieme, o se no si ricompongono e non muore mai, sti zozzi. E mi hanno rotto le palle anche. Mo sai che faccio? Prendo le braccia e le userò come armi, perché c'ho parecchio spazio per le armi. Ho ampliato lo spazio delle mie armi, ecco che volevo dire. Allora, dove sta sto scheletro gigante? Perché non si alza? Perché non ti alzi? Bene, questo non si vuole alzare, quindi andiamo a ammazzarne un altro. Teletrasporto in corso! Siamo arrivati, ma dov'è che devo andare? Ah, ce n'è uno su quell'altopiano, ce la facciamo ad arrivarci soltanto con una soffiata di vento? Acceleriamo! Se non sbaglio, un altro golem gigante, questo l'ho incontrato ieri sera prima di andare a dormire. Quindi corriamo a salirgli in groppa prima che si risvegli. Esatto, bravo. Da che lato ti alzi? Oh, di qua, bravo. Bravo. Wow. Attenzione, attenzione. Oh, riesco a ammazzarlo con una sola combo? No. Sono stanco, non riesco più a colpire. Ciao ragazzo, non mi colpire, grazie. Non sono così difficili da ammazzare una volta che capisci che gli puoi andare alle spalle e arrampicarti. Oh, attenzione. Pam, pam e pam. Dai, perché non muore questo? Pam, wii, è finita, tacco volante, yay. Guarda i soldi, guarda i soldi. Ti piacciono i soldi? Oh, le pietre focaie pure. I rubini. Ma che stavo, scherzavo? Il prossimo invece, dov'è che stava? Laggiù. Devo arrampicarmi fin laggiù. Vedete quei monti laggiù in fondo? Beh, sappiate che sta lì l'altro boss cattivo. E questo dovrebbe essere più difficile. Non è un golem, è tipo un goblin gigante, per capirci. Non so se a voi piacciono meno i goblin giganti. C'è chi piace e chi non piace. Chi non piace, piacenza. Hai capito? Adesso acceleriamo. Ok, siamo praticamente arrivati. Eccolo lì, la bestia rara. Guardate quanto è grosso. E guardate che mutandoni. Oh mio Dio, posso vedere tutto da qui. E se zoomo? Posso zoomare su quelle belle mutande, ragazzo? Su quel bel pacco che hai? Ci avviciniamo con cautela, che voglio vedere se è possibile fare un attacco sorpresa. Oh, si gratta il panzotto, eh? Si gratta. Pronti, non posso fare un attacco sorpresa, quindi attaccherò subito in tanti modi. Allora, innanzitutto piazzo una bomba qua. Poi attacco. Oh, yes. Oh no, dove è andata la bomba? Oh, guardatelo, è carino, ragazzo. Chissà se gli sparo dentro l'occhio, che succede? Che non ci vede più, è caduto. Oh, pam, 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 pam. Cioè, in poche parole... Oh, fermo, fammi vedere quell'occhiolino. Ah, mi sta per prendere, madre. Attenzione. Non ce la faccio a colpirlo nell'occhietto. Preso. Mo ti colpisco sul pisellino, hai capito? Sul patatino. Avete visto che come collana ha... ha delle armi. Oh, wow, ha fatto una culata. Girati, ragazzo, sono qui. Guarda, ha iniziato a coprirsi l'occhio. Sto zozzo. Che stai a fa'? Oh, sta prendendo un albero lo zozzone, eh? Non si fa, hai capito? Non si fa. Wiii. Mi si è rotta l'ascia, madre. Attenzione. Ho ancora la spada di Star Wars, ma non l'userò. L'ammazzerò con la i bracci dello scheletro. Oh. Via, 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 via. Bam! Che sta a fa? Pare che sta a caricare. Preso! Le vuoi un po' di attacchi col braccio a scheletro? Oh, si è rotto già! Sto braccio di scheletro fa schifo. Attenzione! Allora, manca poco, ragazzi. Prendo la lancia di legno qui, che gli farà sicuramente un male cane. Ehi, ehi, guarda qua, guarda qua. Non ti coprire l'occhio. Oh, ha preso un tronco. Boh, non è che me lo tiri, no. Non me lo tira, eh.
Non ti coprire l'occhietto. È morto. Woohoo! That's what I'm talking about. Ammazzato Linox. Yay. E che cosa ha droppato se non tante banane? Wow. Vabbè, non è proprio quello che mi aspettavo. Dente di Inox, questo ingrediente può essere ottenuto da un Inox talmente grande e duro da non sembrare nemmeno un dente. Può essere usato per creare pozioni, pezza! Unghia di Inox, un'unghia che può essere ottenuta da un Inox. Oh, sembra proprio un'unghia grossa. È spessa quanto d'armatura, piastra e cuocila con alcuni insetti per creare pozioni. Un'altra unghia, wow, guarda quante unghie! E le banane, e uno spadone. È una spada, è un arco. Incredibile, direi. A me questa non mi serve più. Neanche questa, vai via. Perché io ho lo spadone del viandante, hai capito? Mica stiamo a scherzare qua, eh. Mica stiamo a scherzare. Boom. E possiamo eliminare un altro timbro qui. E non ho eliminato questo qua, vero? Pam. Facciamo un teletrasporto veloce per vedere se c'è quello scheletro che si è svegliato. Siamo arrivati, sì sì. Perché non ti svegli? Perché? Beh. Va bene signori, questo è quanto. Mi è rimasto questo scheletrone gigante da ammazzare, ma non si sveglia. Se qualcuno lo sa me lo dica. Perché non si sveglia? Io tornerò. Perché io tornerò, Electric Pew torna sempre. Sul luogo del misfatto. Mostrate un po' d'amore a questo pulsante qui sotto a pollice in su se il video è stato di vostro gradimento. E ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Questo era Electric. Buh.